Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica di nuovi video caricati. Come vi avevo promesso in uno dei miei GGR Caffè, oggi analizzeremo l'utilizzo del sistema di calibrazione degli speakers della Genelec, in particolar modo il GLM, Genelec Loudspeaker Manager. Questa è la confezione che viene fornito separatamente, quindi acquistabile separatamente, e va utilizzato esclusivamente con le casse della Genelec in grado di ospitare gli ingressi digitali. Vediamo come funziona. All'interno del GLM troviamo il sistema SAM, ossia Smart Active Monitoring System. La guida ci mostra come utilizzarlo e cosa sia presente all'interno della scatola. Il software va scaricato direttamente dal sito della Genelec. Qui ci mostrano anche alcuni suggerimenti sul come posizionare le casse. Ecco qua il tipo di connessione che andremo a fare. Quindi collegheremo via USB la nostra scheda Genelec, dopodiché la prima uscita verrà collegata via Ethernet direttamente alle casse, che sono a loro volta collegate tra loro via o Ethernet o Aisebu. Il microfono supplementare che adesso vedremo verrà inserito nel suo jack d'ingresso. Il manuale ci mostra anche come collegare le casse ad un mixer in via analogica o in via digitale, cosa che ho fatto con la mia scheda RMA UFX. Questo è il diagramma, il disegno di come poi verrà posizionato il microfono nella stanza per l'analisi della calibrazione. Andiamo quindi poi sul sito di Genelec a scaricare i software, vedremo poi come utilizzarlo. Il manuale è abbastanza dettagliato e ben fatto. All'interno della scatola troviamo il sistema SAM di Genelec, quindi la sua scheda di acquisizione del segnale, come vediamo. Abbiamo appunto l'ingresso USB, l'ingresso del microfono e l'uscita Ethernet che poi verrà collegata direttamente alla cassa. La scheda è in alluminio, come vediamo. Poi troviamo il microfono, in questo caso collegato ad un supporto che verrà montato su un'asta. È un microfono omnidirezionale con un lunghissimo cavo mini jack e il cavo USB adatto al nostro scopo. Quindi collegheremo in sequenza il cavo USB alla nostra scheda e il microfono direttamente qui nell'ingresso apposito. Ora allunghiamo il cavo, lo montiamo su un'asta e lo posizioniamo, come abbiamo visto nel disegno, all'interno e al centro dello sweet spot. Una volta scaricato il nostro software GLM 3.2.0, procediamo con l'installazione del driver e del software. Vi ricordiamo che per questo, soprattutto per chi usa OS X, è necessario Mac OS X Mojave o superiori. Chiudiamo, andiamo nella nostra cartella applicazioni e lanciamo GML. Nella cartella Genelec, GLM, e siamo pronti per poter iniziare la calibrazione. Prima di tutto controlliamo che il nostro SAM non abbia bisogno di un aggiornamento firmware. Collegando ora le casse Genelec, quindi il segnale delle Genelec attraverso la porta Ethernet, vediamo che appena collegato il cavo Ethernet le casse vengono immediatamente riconosciute, sono le 8340A di cui parlavamo tempo addietro. Colleghiamo ora il nostro microfono, posizioniamolo su un'asta microfonica all'altezza dello sweet spot della nostra testa, quindi trasciniamo le casse, viene emesso un rumore che ci identifica la cassa all'interno della stanza, confermiamo il layout e siamo pronti per iniziare la misurazione. Ed iniziamo il layout. La diagnosi ci mostra che la nostra SAM è collegata e i nostri speakers sono due e sono collegati. Eventualmente avremo visto anche il collegamento degli altri. Confermiamo il layout, quindi andiamo a creare un gruppo, chiamiamolo GGR Studio in questo caso, e ricordiamoci che l'input signal che arriverà alle casse nel mio caso è Aisebu, nel caso invece andassimo in collegamento analogico utilizzeremo questa funzione. Confermiamo il gruppo e siamo pronti per la calibrazione. Possiamo utilizzare o il punto fisso o il multipoint, che io suggerisco perché migliora leggermente la calibrazione delle casse.
Posizioniamo il microfono nello sweet spot, quindi all'altezza delle nostre orecchie, al centro del triangolo equilatero rispetto alle casse. Siamo pronti per la calibrazione. Quello che vi suggerisco è di posizionare o un metro in terra o anche una livella, perché così potremo avere dei punti di spostamento equidistanti. Nel mio caso sto utilizzando una livella. Andiamo sul primo, confermiamo. Ora siamo pronti per la misurazione, spostiamoci a sinistra, nel mio caso di circa 30 cm. Ricordiamoci di fare molto silenzio e che ovviamente non vi siano rumori all'interno della stanza che possano influenzare il microfono. Clicchiamo sulla seconda posizione. Confermiamo e spostiamoci ora nella terza posizione. Clicchiamo due volte e ricalibriamo. Spostiamoci ora nell'ultima posizione, quindi al centro e 30 cm indietro. Terminata la calibrazione, clicchiamo su OK e andiamo poi sul pulsante Optimize. Verranno ora calcolati i parametri di correzione delle casse. Ovviamente facciamo attenzione a che nel momento di misura e di calibrazione non vi siano parti risonanti all'interno dello studio, che possano essere chitarre, batterie, eccetera, eccetera. La calibrazione è confermata, clicchiamo su OK e confermiamola qui sotto in basso. La salviamo come JGR Setup 2020, OK. Siamo pronti ora per una verifica finale, quindi basterà inviare un segnale audio alle casse. Cercherò di mettere un brano di mia proprietà per non incorrere nella censura di YouTube. Lanciamo la base e regoliamo l'uscita ora del massima delle casse. In questo momento è settata a meno 50, di default viene settata a meno 50, ma una volta alzato il livello del master dell'uscita della scheda audio, in questo caso della mia RME, posso regolare l'uscita massima diversamente in maniera da avere una risposta più ampia. Passiamo a 30 come uscita massima della cassa, in maniera da non incorrere in clip. Controlliamo e ricordiamoci che ora possiamo fare un confronto diretto tra il mix che stiamo ascoltando corretto e quello che avrebbero le casse in maniera standard, quindi nella loro configurazione di base. Il cambiamento è enorme, non riesco a farvelo sentire. Potrei volere ancora un po' di gain supplementare. Verifico sempre che la cassa non vada in clip, quindi non si accenda la spia rossa, per regolare il volume massimo emettibile dalla cassa. In questo momento sono felice della regolazione e passo direttamente allo store dei preset dentro la cassa. In questo momento posso andare su gruppo, group in alto, e fare store group settings. Verranno automaticamente caricati questi settings all'interno dello speaker. Store and close. Ci viene chiesta conferma di sovrascrivere i preset precedenti. In questo momento sono registrati all'interno della cassa. Possiamo ora scollegare il sistema SEM. Le mie casse Genelec sono calibrate nel mio studio. In questo momento stanno suonando molto bene grazie alla correzione che è stata applicata dai nuovi algoritmi. Infatti vi ricordo che la 3.2 aggiunge nuovi algoritmi di correzione e update firmware per le casse e il SEM.
Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho aperto un account Patreon per poter supportare la realizzazione di questi video gratuiti. Gli iscritti potranno inoltre usufruire di contenuti esclusivi che non trovate su YouTube e che vengono caricati mensilmente. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Per il momento è tutto, ciao, a presto!